ogni domenica a Rondò di Lodi con Luca. Oh, io sono andato a prendermi da bere perché oggi c'è un freschino che ci sta da Dio qua dentro, è bellissimo. Allora, cosa facciamo oggi? Merluzzo con cipolla rossa e pomodorini. Va bene, ok, allora io vado perché adesso vado in piscina, tu registri e io vado in piscina bello tranquillo. No, scusa. Non ho capito. Stai scherzando, vero? No, io sono qua tutti i giorni, te vieni la domenica e registra te. Non ho capito io, ma non so io. Ma io non so, cioè mi devi dire dove prendo il merluzzo, dove prendo la cipolla. C'abbiamo tutto, guarda. Iniziamo a prenderlo, merluzzo lì da parte a te. La cipolla rossa. Anche, perfetto, visto che bei colorini, Claudio, fai circolare la telecamera, sai cosa vogliono dire? No. Che siamo i campioni d'Italia. Ah, ok. Era così, non c'è nessuno dei forti dei marmi che ci guarda, ma noi glielo facciamo lo stesso, hai capito? Va bene, allora, adesso tralasciamo un attimo sport. Beh, intanto ringraziamo Fiorito, visto che abbiamo bravissimo, ringraziamo Fiorito che lei me li fa giallo rossi sempre. I miei fiori sui tavoli sono sempre giallo rossi, un po'. Vabbè, dai, è il colore del sole dell'estate. Bravissimo, giallo come il sole, rosso come il cuore. Ovvio. C'ho un po' la voce bassa, ma... Hai urlato un po' troppo. Un pochettino. Allora, qua abbiamo un bel filettino di merluzzo. E adesso, mentre io prendo, pulisco la cipolla, a te. Guarda, eh. A te, tagli il merluzzo. Certo. Ok. Ovvio. Come? Questo coltellino qua piccolino. Sì. Tenta le mani, un altro... no, lascia quello che si è fatto, va bene? Tagliamoli questa grandezza, ok, guarda, sì. Io te faccio delle piccole incisioni e tu segui, ok? Allora, questo filetto qua è un filetto di merluzzo gelo, ok? L'ho scongelato in cella, possiamo usare sia quello sotto sale che questi qua congelati oppure fresco. La qualità è ottima, è una delle migliori marche di merluzzo che ci sono in circolazione, quindi il fattore gelo, non gelo, sottosale, ovviamente sottosale abbiamo sempre il pericolo che rimane salato e poi dobbiamo sempre continuare a cambiargli l'acqua troppe volte. Invece così andiamo sul tranquillo e poi c'è da dire che quando un pesce viene pescato viene subito messo in ghiacciaia, quindi viene congelato in pratica all'istante. Mentre sbuccio la cipolla, te non tagliarti una mano che ho finito i cerotti. Lui prima di mandarmi in vacanza vuole farmi fare fuori le dita, ovviamente. Sì, perché voi andate in vacanza, te vai in vacanza e sì, certo, infatti sono qua. E io rimango qua a lavorare. Sono andata proprio così tanto in vacanza che sono qua. Perché mentre sarai in vacanza io preparo anche le puntate di settembre. Sì, certo, come no. Perché siccome a noi... I nostri amici da casa ci seguono tanto, noi facciamo altre puntate e continueremo con le nostre belle puntate di domenica, bel fresco, sperando che arrivi la svelta d'inverno, no basta, non tagliarlo più, il coltello non si appoggia lì, dove l'appoggio io di solito il coltello, vedi che quando ti impegni, non vedi darmi fastidio, c'è da notare che io ho in giacca, pantaloni e lei pantaloncini e magliettina. Non è vero. Classico abbinamento da cucina questo. Non è vero. Allora, qui c'è una padella con della farina bianca 00. Noi, tanto alzo la friggitrice, adesso in questo momento qua tagliamo la cipolla rossa grossolanamente, i pomodorini. Pomodorini qua. Ce li abbiamo già tagliati. Sì. Praticamente è un merluzzo con la cipolla, ok? Però fatto con una cipolla rossa di Tropea e un pomodorino fresco. Diciamo che il merluzzo con la cipolla deve cuocere, il sugo della cipolla deve cuocere molto, no? Invece noi qua faremo caramellare la cipolla rossa con il pomodorino, con dello zucchero e sfumiamo con del cognac e poi friggiamo il nostro merluzzo e glielo mettiamo all'interno, quindi viene un po' più estivo. Vuoi provare a tagliare tu? No. Niente. E lavoro sempre solo io, non ho ancora capito questa cosa. Claudio, da settembre però, mi raccomando, mettiamo qualcuno che lavori anche. E insomma, qua... Vabbè, non lamentiamoci sempre. Ecco, esatto. Mi passi l'olio cortesemente, almeno l'olio. No, quello non è l'olio, è il sale. Sì, è l'olio. Sono diventato spiritoso, hai visto? Olio. Ha bisogno di una vacanza. Sì, ma manca ancora prima della vacanza qua. Allora, olio in padella. Alziamo il fuoco, prendiamo la nostra bella cipolla, tagliata come vedete grossolanamente. Ti faccio una domanda sulla pelle del merluzzo. Sì.
A chi non, piace la pelle si può togliere, sì, sì. Sulla cottura. No, no, diciamo che tu la puoi togliere. Allora, noi lo lasciamo così più che altro perché se teniamo solo la carne c'è il rischio che si rompa quando lo friggiamo. Che noi lo andremo a friggere e poi metterlo qua dentro. Che se lo mettiamo da così qua dentro si divide tutto. Sì. Noi praticamente la teniamo per far sì che quando friggiamo fa un po' di protezione, quindi non si divide, perché c'è il rischio che se no quando noi lo utilizziamo si divida. Okay. Allora, tanto vedi oggi quanto sto lavorando, hai visto, ho già fatto altre cose e se oggi sono in ritardissimo. E allora, sai, ogni tanto vado a letto sempre molto presto, no? Ah. E quindi ci sono alcune mattine che mi sveglio talmente veloce che dopo sono in ritardo. Allora, facciamo rosolare la nostra cipollina rossa, intanto lì c'è dello zucchero e del sale. Bravissima, zucchero, cioè bravissima, sì, si fa quel che si può, insomma. E si rimangia le parole. Sì, no, infatti non bisogna mai fare troppi complimenti perché poi dopo... Allora, la prossima puntata io la registro, caro Claudio, visto che qua tutti in pantaloncini, pantaloncini anch'io, magliettina anch'io, eh? Poi andiamo, non ho neanche l'incavito ancora. Meno male, perché cioè, ci manca anche che ti casca un coltello sul dito, già ti tagli da sola qua. Allora. Questo succede a chi non sta fermo. Allora, la nostra cipolla ormai sta rosolando, aggiungiamo i nostri pomodorini tagliati a metà, belli rossi, belli succosi. E in questo momento, dopo aver aggiunto i pomodorini, mi asciugo le mani. E mettiamo sale e zucchero per caramellare il pomodorino e la cipolla. Potremmo utilizzare anche dello zucchero di canna. Io utilizzo dello zucchero normale, come avevamo già detto in precedenza un'altra puntata. Io utilizzo dello zucchero normale, però possiamo utilizzarlo tranquillamente anche dello zucchero di canna. Ok, sembra lunga come ricetta, ma è veloce, in confronto a un merluzzo con la cipolla normale è molto più veloce. Allora, adesso per aiutare il pomodorino a rilasciare tutto il suo liquido aggiungiamo un mestolino di brodo. Eccoci qua. Poi tu hai visto quanto mi vuole bene il mio forno? Eh? Abbiamo un rapporto ormai fisico, vedi? Ci facciamo del male a vicenda. Però poi gli ho chiuso la porta forte così gliel'ho fatta pagare. Ah, sì, poverino, con tutto quello che ti è costato. Cucciolino, eh? Allora, adesso aggiungiamo, lì c'è del prezzemolo tritato nella carta. Lì, scopri pure. Tu mi dirai perché nella carta? Per l'umidità. Ma, hai visto? Tritato, lo mettiamo, lo possiamo tenere in frigo qualche giorno, con la carta assorbente così. Tiriamo via spesso la carta, la cambiamo più volte, così rimane, tira via l'umidità, non diventa nero e mantiene tutto profumo. Mantiene, esatto. Allora, intanto, noi qua abbiamo tagliato tutto il filetto, ovviamente. Sì. Questa dose è per due persone. Abbiamo una cipolla rossa e più o meno una decina di pomodorini. Okay. Noi qua abbiamo tagliato tutto il filetto, però utilizziamo quattro pezzi, perché dopo tutto sarebbe tanto. Ok? Allora, potremmo infarinarlo nella farina, noi lo stiamo infarinando nella farina 00, però potremmo utilizzare della semola, potremmo utilizzare anche per dirti un pochettino di uovo e ci mettiamo, pastella, esatto, e ci mettiamo dentro il merluzzo e magari anche delle noci, ok, potremmo tritare delle noci, facciamo tipo una pastella diversa, ecco, sì. Ok? Allora, noi qua abbiamo i nostri quattro pezzi. Aspetta, spostiamo la farina, controlliamo la temperatura dell'olio. Allora, la temperatura dell'olio è perfetta. Intanto qua guarda che sughettino. Noi adesso lo spegniamo, così non andiamo oltre. Prendiamo il nostro merluzzo, lo mettiamo in una ciotola e andiamo alla friggitrice. Io frigo con olio di semi di arachidi. Ok. Ok? Temperatura più o meno va dai 175 ai 180 gradi. Non utilizzate olio di palma, olio di semi vari, spendete qualcosina in più per friggere, ma almeno friggiamo con qualcosa di
buono. E purtroppo si tende a, su determinate cose, a risparmiare. Tanto che parliamo di olio, spiega come mai, cioè perché è meglio quello di arachidi rispetto agli allora, altri. Se tu prendi l'olio di palma, il punto di fumo, cioè praticamente quella parte dell'olio, dopo di quella brucia, sì. Ok, è il più alto. Però cosa succede? Per diventare il più alto c'è un motivo. Non è che viene magari trattato, quindi in modo diverso. Esatto. È sempre meglio usare un olio che magari ha un punto di fumo più basso, sì. Che però è un po' più salutare, perché già il fritto non è una cosa molto molto salutare. Poi se utilizziamo un fritto, un olio per friggere troppo non di qualità, è tipo, se tu guardi sugli oli di palma, no? Sulle latte c'è scritto plurifrizionato, trifrizionato, e comunque sono tutti oli un po'. Invece se noi prendiamo per dirti un olio di semi di arachidi oppure di semi di girasoli, friggere non va tanto bene. Okay. Diciamo che il più buono in assoluto è il semi di arachidi, quello è il più, e infatti è anche quello che costa di più. Ovviamente noi abbiamo una friggitrice, a casa non penso che ci sia una friggitrice, se ci sono quelle lì da casa si possono utilizzare, se no noi prendiamo una padella, come potrebbe essere quella, sì. La prendiamo larga, mettiamo il nostro olio, non riempiamola tutta, sennò tanto basta che frigge in poco, sì. E poi con l'aiuto di una schiumarola tiriamo su, adagiamo, facciamo asciugare con sulla carta e poi... Per quanto deve friggere? Guarda, ormai ci siamo quasi, okay, diciamo allora. Che la frittura del merluzzo aiuta a far sì che una volta nel sugo non si rompa. Ok. Quella è la... lo insaporisce un po' e non si rompa. Io direi che ci siamo. Ok, dorato. Allora, posso spegnerla perché tanto adesso non ci serve più. Con l'aiuto di una pinza, vedi, cioè lui è bello solido, sì. Capito? Cioè se tu prendi un pezzo di merluzzo che hai lì davanti e fai il lavoro che io sto facendo, si spacca. Se tu fai così, cioè lui si spacca. Spacca, vedi? Sì. Allora, noi non lo saliamo, sì. E accendiamo il nostro fuoco, aggiungiamo un altro mezzo mestolo di brodo, così facciamo insaporire il merluzzo qua dentro. Potremmo scegliere anche di impiattare il merluzzo così e poi metterci vicino, ma noi facciamo un po' più completo. Lo mettiamo dalla parte della pelle verso il fondo della padella, senza torturarlo, lo mettiamo lì. Questo qua si è staccato un pezzettino e lo lasciamo un attimino asciugare. Poi qui, se può piacere, mettiamo del pepe, sì. Del peperoncino, una spolveratina di aglio, anche se l'aglio non lo consiglio molto perché andiamo un po' a coprire tutti i profumi di questo piatto qua. Una bella macinata di pepe. Facciamo il profumo, lo senti? Cioè, quando tu fai il merluzzo classico con la cipolla, senti molto il sapore della cipolla, ma ti dà anche proprio l'idea quasi di pesantezza. Se non senti poi il merluzzo. Esatto, invece questo qua, a parte che può andare bene anche d'inverno, però d'estate noi magari lo facciamo così e poi... Lo tiri fuori dal frigo. Esatto, poi magari lo lasciamo anche a temperatura ambiente, no? Cioè non... Una volta che lo tiriamo fuori dal frigo lo lasciamo a temperatura ambiente qualche minuto prima di utilizzarlo e ormai ci siamo quasi. Vedi, senza toccarlo molto, così lui assorbe la sua salsa. È un piatto, cioè sono molte cose che uno dice ma no, è invernale, lo usiamo, ma basta solo magari cambiare quei due ingredienti, oppure tenere gli stessi ma utilizzare ingredienti più estivi, come può essere il pomodorino, come può essere la cipolla rossa, che secondo me la cipolla rossa è, almeno a me dà molto l'idea di un estivo, sì, ok, sì. Al contrario di una cipolla dorata normale o bianca. Tanto che aspettiamo che cuocia, ricordi l'indirizzo del tuo ristorante? Del mio ristorante, certo. Allora, l'indirizzo del mio ristorante, noi siamo a Lodi in via Felice Cavallotti al 28. E poi abbiamo la pagina Facebook, sì. E la pagina YouTube per vedere i nostri video. Bravissimo. Sono diventato quasi
Quasi bravo. Allora, qua, sì, bisogna sempre tenere. Aspetta che prendo uno straccio, se no mi scotto. Bisogna sempre, già faccio da solo col forno. Sì, ho visto. Bisogna sempre. Hai fatto un braccialetto nuovo. Sì, perché tutti dicono: io mi faccio tatuare il braccialetto. No, io vedi in automatico, soffro un po' di più, però è qualcosa di più. Altri, bravo. Certo, ovvio. Bravo, bravo. Prossimamente poi ci sarà anche un tatuaggio sul mio braccio. Ecco, non diciamo niente. Perché che meglio. Ho perso una scommessa e quando uno fa una scommessa, certo, poi bisogna pagare. Allora, peccato che non potete sentire il profumo perché è veramente. Ecco, qua facciamo qualcosa di diverso, non lo impiattiamo. Ok. Ma immaginiamo di prendere questa padella, sì, ok, e portarla direttamente al tavolo dai nostri commensali. O se siamo, per dirti, una coppia così, vogliamo cenare, è un po' più rustico. Sì. Ma secondo me è un po' più bello. Tipo io qua al ristorante determinati piatti, magari c'è una tavolata con di una tavola di due o tre persone, prendono, sì, magari, non so, tutte e tre lo spaghetto alle vongole, oppure prendono lo strozzapetto ai profumi di mare, io faccio uscire il cameriere con la padella e la serve lui. Allora, adesso un'altra spolverata di prezzemolo. Tocco di colore. Esatto. Colore giallo rosso ce l'abbiamo. Sì. E hai fatto tutto un po' sul rosso, eh? Sì, ma perché è una settimana. Scommesse. È una settimana un po' particolare, allora sai. Bisogna cercare di ricordarsi il più possibile, ecco. Allora, noi ci siamo, abbiamo messo tutto. Se non avete capito potete guardare sia la nostra pagina YouTube o Facebook, oppure scrivere sulla pagina di Facebook che sicuramente, yes, Claudio risponderà, perché io già non rispondo alle mie, figuriamoci. E saremo molto molto molto, cioè Claudio sarà molto bravo nel spiegare tutto. Abbiamo detto tutto, abbiamo spadellato, abbiamo servito in una nella padella in una maniera un po' particolare, e vi auguriamo buon appetito e buona domenica. Grazie.